Ciao a tutti, oggi impariamo a suonare Black or White di Michael Jackson nell'arrangiamento del professor Pastori. La prima nota è un Sol sotto il Do centrale. La troviamo scendendo verso sinistra dal Do centrale. Eccola qua. Lo suonerò con l'indice della mano sinistra. Sul secondo tempo della prima battuta abbiamo un accordo e lo riconosciamo dal fatto che le note sono scritte in verticale, una sopra l'altra. Quando le note sono scritte così devono essere suonate contemporaneamente. Queste note le posso suonare tutte con la mano destra. Partendo dalla nota più grave abbiamo un Re che suonerò col pollice, un Sol che suonerò con il secondo dito e il Do alto che suonerò con il mignolo. Come vedete questo accordo si ripete per tre volte. La quarta volta questo accordo cambia, diventando Re, che suonerò quindi sempre con il pollice, Sol, che suonerò sempre con lo stesso dito, l'indice, e questa volta è Si, che suonerò con il quarto dito. Quindi la prima battuta diventa così. 1, perché ho un quarto di pausa. Se non riesco a suonare queste note della mano destra, tutte con la mano destra, posso suddividerle tra le due mani, in particolare suonando con l'indice della mano sinistra il Re. La sinistra quindi si sposterà suonando prima il Sol e poi suonando sempre il Re dei quattro accordi che devo suonare. La mano destra a questo punto può ridistribuire le sue dita tra il Sol e il Do, le due note che mi rimangono, ad esempio primo pollice sul Sol e quarto dito anulare sul Do alto. Quando devo suonare Sol, Re, Sol e Si, posso suonarlo con pollice sul Sol e terzo dito sul Si, in questo modo. Anche la seconda battuta contiene degli accordi. Il primo è un bicordo in realtà, formato dalle note Re e La. E poi la quarta volta diventa di nuovo Re, Sol e Si. Le note le dico sempre partendo dalla più grave. Anche in questo caso vi faccio vedere come suonare la seconda battuta solo con la mano destra. In questo caso metterò sul Re il pollice, primo dito, e sul La il quarto dito. E Re, Sol e Si le suonerò con pollice, terzo dito e quinto dito. Questa diteggiatura è puramente esemplificativa perché dipende dalla grandezza della vostra tastiera e dalla grandezza dei vostri tasti, quindi potete modificare le dita in base alla vostra comodità. Anche in questo caso, se non riuscite a suonare l'accordo con la mano destra, possiamo suddividerlo tra le due mani. In questo caso Re e La, suonerò il Re con la sinistra, il La con la destra. E in questo caso Sol e Si, ad esempio è molto comodo suonare il La con il terzo dito e Sol e Si con secondo e quarto. Andiamo ora alla battuta numero 5. Inizia con una pausa da un ottavo e quindi conterò un prima di partire con questa sequenza di note ascendenti Re, Sol, Si, Do alto. Le stesse note, tranne il Do alto, le dovrò suonare anche in fase discendente. Si, Sol, Re. Quindi la battuta numero 5 si suonerà un Re, Sol, Si, Do, Si, Sol, Re. Sono partita con il pollice sul Re, utilizzando secondo dito sul Sol, quarto dito sul Si, mignolo sul Do. Sono arrivata al Re, l'ultima nota della battuta numero 5, col terzo dito passo sopra e suono il Do, poi suono il Si col secondo, Do e Re col quarto dito. Suoniamo ora battuta numero 5 e 6. 1. Giro. 1, 2. Le battute 7 e 8 sono identiche alla 5 e alla 6. Andiamo ora a vedere cosa succede nella battuta numero 9. In realtà questa frase musicale inizia sull'ultimo ottavo della battuta 8. Dovrò suonare Re, Mi, Sol, Sol, Mi, La, Sol, una pausa da un ottavo e poi un Sol che mi porterà alla battuta numero 10. Quindi facciamo la battuta numero 9 compreso il Re della battuta numero 8. 1,
Dopodiché mi sposto e metto il terzo dito sul Sol per arrivare a suonare la battuta numero 10, cioè Mi, Mi, Sol, Sol, La, Sol, La, Si. Quindi suonerò un, cerco di usare tutte le dita della mano destra. Dopodiché ho nuovamente le prime due battute iniziali, quindi rientra in gioco la sinistra, Sol sotto il Do centrale, pausa da un quarto, una pausa da un quarto col punto, ossia un quarto e mezzo, che conterò 1, un, e le ultime due battute, Re col pollice, dopodiché devo suonare La, 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 Si, La, Sol, 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 Mi, Sol, 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 La, Sol, pausa da un ottavo, Sol. Vediamo dall'ultimo ottavo della battuta numero 12. 1, 1. Suoniamo adesso la canzone con una base rallentata. Uno, due, tre e quattro. Un, due, tre, quattro.